initial condition underscore 0, che in pratica è una l'asciuzione 0 su tutto il dominio, e una initial condition isostatica in cui l'asciuzione 0 è il fondo del dominio e poi decresce man mano che si sale lungo la colonna. Per quanto riguarda invece le condizioni al contorno, c'è una bottom boundary condition underscore 0, che è la condizione per la quale al fondo della colonna si ha la superficie della falda, e questa deve essere, diciamo, accoppiata con top boundary condition underscore 0 o top boundary condition underscore gradino, in modo tale che queste tre falde abbiano le stesse serie temporali. E per quanto riguarda invece i tre file da Trento, la Trento bottom boundary condition con una volta tutti i valori 0 ad ogni istante temporale, e Trento top boundary condition sono delle serie di precipitazioni prese, mi sembra, da inizio di quest'anno fino all'altro giorno, quindi valori misurati, mentre quella gradino c'è una precipitazione intensità costante per un certo intervallo di tempo e poi la precipitazione è nulla, quindi se volete provare. Comunque da copiare sono le tre che iniziano con Trento, mentre top boundary e bottom boundary hanno le loro serie temporali. Adesso in questo caso ho scelto come algoritmo di soluzione la doppia iterazione, quindi qui vedete la data, poi c'è l'outer iteration a seguire il ciclo interno, poi esce e inizia una nuova iterazione esterna, intanto che non si arriva a convergenza e inizia il calcolo per il tempo temporale successivo.